Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro Eisenberg. Siamo tornati in un nuovo video su FIFA 15, ma questa volta non sarà il classico episodio, ma sarà una nuova serie che comincerà adesso. In collaborazione con i ragazzi del gruppo God Save the Football, che è un gruppo Facebook, abbiamo deciso di creare una squadra con i loro nomi reali e non reali, perché qualcuno non me l'ha voluti dare. Naturalmente tutto il rispetto per le loro decisioni, nulla assolutamente da dire. Ho creato quindi 25-26 giocatori, adesso non ricordo precisamente. Abbiamo creato una squadra, abbiamo preso i diritti d'immagine tra virgolette dai Rangers, ho cambiato tutti i giocatori e ho messo loro. È così una cosa giusta per divertimento, i ragazzi mi hanno dato piena disponibilità nel farlo e l'ho fatta subito. Le squadre sono queste, ho preso le tre maggiori dai 5 maggiori campionati europei. Poi ve le leggete voi piano piano. Poi ho preso Boca Junior e River Plate, perché mi piaceva particolarmente l'idea che mi avevano proposto di mettere anche due squadre non europee, lo Zenit, che è la maggior squadra russa, e poi il Celtic, perché mi è stato detto che era obbligo giocare l'Old Firm. Io quindi posso cominciare e mandiamo questo torneo al via. Qua già c'è un salvataggio, ma mi ero reso conto che avevo sbagliato delle cose, quindi non ci fate caso. Allora, la prima partita è contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. La rosa è questa qua, la devo modificare un secondo perché il modulo che è in testa non è questo. Allora ragazzi, eccola qua, questo è il mio 11 non titolare, perché è semplicemente una precedenza, diciamo così, agli 11 che mi hanno risposto più velocemente ruolo per ruolo, quindi non è nessuna simpatia o nessuno che me l'abbia chiesto. Ho cercato di evitare di fare giocatori troppo forti, infatti direi che i più forti hanno un 81 di overall, quindi non è, immaginate quanto possano essere. Questi sono tutti gli altri, quindi guardatevele una a uno, non credo avrei sbagliato niente. Andiamo subito a giocare e vediamo come che si mettono le cose. Eccoci qua ragazzi, East Point Arena, Rangers Atletico Madrid, l'esordio dei Rangers barra God Save the Football Team comincia subito con Gentilomo che prova a partire. Cerco un numero, Gentilomo in mezzo a due, pressato Gentilomo, aspetta l'arrivo di NKM che viene falciato da dietro, palla dice l'arbitro. Di nuovo per Ansaldi, che si gira e scarica su Jimenez. Pressato benissimo da Malamaci che gli porta via palla. Siamo 2 contro 1, occhio a Malamaci che va dentro. NKM controllo e sinistro. Ed è subito vantaggio del God Save the Football Team. Con NKM che va in gol, una grandissima valvola da Malamaci che poi offre un assist. Perfetto per il nostro centravanti, che ha dichiarato di voler arrivare almeno a quota 18-20 gol, quindi davvero una bella cifra nelle 38 partite. Speriamo per lui e per noi, anche per il nostro divertimento, che ci possa arrivare facilmente. Intanto, il primo gol di tutta la squadra lo segna proprio lui. Gentilomo prova a scattare ancora NKM, Jesus Gámez non lo tiene, NKM di prepotenza fisica, recupera Jesus Gámez. Ha già trovato Mapias, quindi NKM palla poi dentro con un bruttissimo fallo di Gabi, credo, che viene anche ammonito. Sì, infatti è Gabi, il capitano dell'Atletico. Un bruttissimo fallo dopo 10 minuti. Allora, calci di punizione, li tirerà assolutamente il nostro NKM dai 30 metri. Vediamo che ci prova con la botta deviata, presa da un uomo in barriera, e la palla finisce in angolo. Gentilomo alla battuta. Palla nel cuore dell'area di rigore, Indaco stacca, ma non trova la porta. Buona occasione per noi, stiamo chiudendo benissimo finora all'Atletico, nella loro metà campo. Palla deviata, ancora Gentilomo, dentro, NKM non ci pensa due volte. E non trova la porta di veramente di poco, ma ottimo finora all'asse, NKM e Gentilomo, che stanno dando spettacolo davanti. Già 3 occasioni create soltanto da loro due, con Gentilomo, che va da Malamaci. Palla al limite, Mapios la tocca vicino, Fuzio calcia, deviazione. La palla è ancora buona, con Mapios che allarga. C'è Fares che la mette in area di rigore per nessuno però. Era buona questa palla di Fares. Palla con la testa di Jimenez che la prende e sa di bene, recupera bene la posizione. Con tutta la sua prontezza di riflessi, bravissimo a recuperare e a mandare la palla in angolo. Dove c'è Koke che si presenta. Cerca una palla bassa al limite, serie di rimpalli e di nuovo calcio d'angolo. Buona la chiusura di Fuzio. Jimenez controlla, Mastroira sta per portare via, Fuzio ci riesce. La palla resta lì, Gentilomo l'ha recuperata, ha lanciato dentro Mastroleo. Occhio a Tommy Mastroleo, palla dentro, NKM controlla e calcio in diagonale. Ed è doppietta per il nostro centravanti.
2-0. NKM, l'acronimo di qualcosa che non conosco nemmeno io, quindi non me lo chiedete. Raddoppio il risultato, fantastico fino adesso. Sbaglia tutto fare, Fazio credo. Poi Fares contrasta. Occhio a Jimenez che vince un rimpallo, palla dentro, indaco bene due volte ed è rigore alla fine. Fischiato rigore per un qualcosa che non ho capito, il fallo è di Indaco che ha abbattuto letteralmente Gabi. Peccato, un errore che si poteva evitare, ma che adesso siamo costretti a porre rimedio. C'è Mandzukic contro Sagnimbeni, dai portierone, Mandzukic, ma lui e becco in pieno la traversa, l'errore di Mandzukic dal dischetto. E occhio alla ripartenza con NKM che ferma il pallone e salta secco Jimenez. NKM si è andato ancora verso la porta con il sinistro e fa addirittura tripletta, fa addirittura tripletta. Al 44esimo già siamo 3-0. Mamma mia signori, che squadra, che punta soprattutto che abbiamo. Oblak qua non poteva nulla, fantastico la fantastica la progressione di 50 metri palla al piede, terzo gol nella stessa partita. E direi che la quota di 18-20 si è partiti con il piede giustissimo per arrivarci. NKM addirittura con il tacco, poi vince un rimpallo Mavios, la palla però non passa, quindi Gabi prova ad andare, Gabi, palla dentro, Mandzukic troppo lunga, Sagnimbeni esce benissimo a coprire l'area di rigore e la manda in fallo laterale con Arda Turan che si appoggia dietro, Ansaldi scavalcato, ma c'è Jimenez alle sue spalle. Arda Turan, Mastroleo, sempre perfetto fino adesso, non l'ha fatto girare mai. Ansaldi, ma la Maci recupera palla, fallo però, no, finisce il primo tempo, non era fallo. Quindi, sul risultato di 3-0, finisce la prima frazione di gioco che abbiamo letteralmente dominato ai danni dell'Atletico Madrid. Adesso non aspettiamo altro e andiamoci a giocare il secondo tempo. Calcio d'inizio pronto per l'Atletico Madrid con Jimenez e Mandzukic che la scambiano e allargano poi su Arda Turan. Occhio a questa palla in area di rigore, te l'ho scavalcato, ma non ha trovato la porta però Gabi credo, o comunque è stato bravo Tero perché gli ha deviato il pallone probabilmente. Koke che la mette in area di rigore, Sagnimbeni a vuoto e accorcia le distanze l'Atletico Madrid con Diego Godin. È andato completamente a vuoto Sagnimbeni in uscita, il primo gol per l'Atletico Madrid lo segna Diego Godin con un ottimo stacco. E adesso dobbiamo evitare di andare di prendere imbarcate, non dobbiamo andare in bambola perché abbiamo comunque dei gol di vantaggio. Palla centrale, Gentilomo parte da fermo, salta Gabi che era già ammonito, il fallo è da secondo giallo, già vedete il cartellino rosso che è comparso sul simbolo dell'Atletico Madrid, doppio giallo per Gabi e arriva l'espulsione per il capitano. Due falli, tutti e due su Mastroleo. È già stato un cambio, c'è stato, perché non ho capito che è uscito ed è entrato qualcuno. Comunque, qua c'è un calcio di punizione. Voglio far battere a Gentilomo col mancino. Io provo addirittura la botta. È entrato Thiago, è uscito Jimenez. Occhio a Gentilomo che cerca la battuta forte e trova il palo esterno. Grandissimo calcio di Gentilomo da lontanissimo. Con Gentilomo che controlla e parte, fallaccio su di lui ancora di Godin, ne ha prese tante Gentilomo in questa partita. Dovrebbe arrivare un altro giallo qui, anche per Diego Godin, che arriva puntuale. Ne ha prese veramente veramente tante, il nostro numero 10, tra poco lo faremo uscire, per evitare che si faccia male. È uscito Jimenez, ho visto, ed è entrato qualcun altro. Comunque, c'è Mapios che la gioca, Fuzio, apertura a sinistra, dove c'è Fares che sbaglia l'aggancio. Poi commette fallo, è entrato Griezmann, indaco di testa, quindi Ridolfi, subito cerca di entrare in movimento NKM, che si gira due volte, ancora entra in area, calcia con il sinistro e questa volta non trova la porta. Poteva fare poker, peccato veramente tanto, peccato, 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 una grandissima giocata ancora. Subito Ridolfi bravo a verticalizzare, c'è Terò che lo affronta, occhio ad Ansaldi che la mette, la sponda di Griezmann, Terò esce e quindi Ridolfi, riparte lui. Palla per NKM che cerca il numero, punta Godin, lo mette a sedere, prova ancora lo scatto, sempre NKM fino in fondo, col mancino incrocia, non trova però la porta. Andiamo a fare il terzo e ultimo cambio, saltato questa volta, poi Terò esce, quindi Griezmann calcia e Sagnimbeni reattivissimo, con una grande parata, bravissimo il nostro portiere, a mettere il pallone in angolo, in laterale, pardon.
Quindi occhio ancora a questa palla che resta lì. Triplo rimpallo alla fine. Fares ne esce. E occhio a Lelli che prova a ripartire. Facente. La gioca vicino. Ridolfi. È partito Malamaci a destra. La palla è per Chiarantano. Che l'allunga sulla corsa. Dove c'è Malamaci. Che ciò trova un numero fantastico. Malamaci di sinistro. Oh, Black la mette in angolo. Grande contropiede con Malamaci che non ha trovato la porta. Peccato per lui. Facente dalla bandierina. La mette in aria, Chiarantano stacca, Oblak e poi Lelli trova la posizione sulla linea. Ma c'è ancora Mapios che la rimette in gioco per Ridolfi che non trova però la palla. Facente va a staccare di testa, quindi Chiarantano. Prova a girarsi lui, Chiarantano un numero, Chiarantano la piazza e non trova però la porta. Che peccato per il nostro 99. Che peccato, poteva trovare anche lui la via della rete. Scaricando dietro, da Black che allontana malissimo. Ridolfi di testa, Chiarantano. Si gira lui, il numero di Chiarantano, che poi calcia. E trova ancora l'opposizione di Black. Sfortunato Chiarantano qui. Lelli recupera palla, palla per Chiarantano in posizione regolare. E adesso deve fare gol assolutamente. Occhio a Chiarantano, a tu per tu con Black. Questa volta non sbaglia, anche Matteo Chiarantano si aggiunge all'elenco dei bomber di questa giornata. E 2 no, pardon, che cazzo stavo dicendo, e 4-1 anche Chiarantano si sblocca finalmente dopo 2-3 occasioni in cui non era riuscito a battere Black. Questa volta ci riesce. Qua va anche a commettere fallo su Godin. Siamo nel recupero, la partita volge tranquillamente al termine con Godin che può battere questa palla. Finisce qui la partita ragazzi, 4-1 il risultato. Abbiamo asfaltato letteralmente l'Atletico Madrid con una grandissima prestazione da parte di tutti. Veramente non c'è stato uno che è andato al di sotto della sufficienza. Vedete, abbiamo letteralmente dominato questa partita. Io vi ricordo di non staccare il video adesso perché ci saranno le pagelle tra poco. Comunque, io vi saluto, vi devo come sempre iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!